Buongiorno ragazzi, buongiorno con una notizia di calciomercato. Attenzione, che è il 28 di dicembre, quindi il calciomercato di gennaio è vicino e la Juve sembra aver concluso una trattativa che porterà a Torino ad Sic. Voi direte, e chi è? Non lo conoscevo nemmeno io fino a ieri sera. Poi ieri sera è iniziata a circolare questa voce, quindi ho iniziato un pochettino a documentarmi. Mi perdonerete, leggo qualche appunto che mi sono preso, però cerco di offrirvi tutte le informazioni che sono riuscito a raccogliere. È un centrocampista montenegrino, anche se è un centrocampista offensivo, potremmo definirlo quasi quasi un trequartista. Un trequartista che però ha un fisico un po' inusuale per quello che è un ruolo che sta passando un pochino di moda, possiamo dire così, perché è alto quasi 1,90 m. Ho letto un pochettino in giro che una delle caratteristiche più interessanti di questo ragazzo è che comunque ha un buon tiro dalla distanza e cerca praticamente sempre il passaggio, è quello di avere un ottimo dribbling nonostante un fisico un po' statuario. È un classe 2006, gioca nel, devo leggerlo perché non l'avevo mai sentito, nel Buduknost di Podgorica. Okay, quindi in patria, in Montenegro, la Juventus è vicina alla conclusione di questa trattativa, dovrebbe orbitare tutto tra i 3 e i 5 milioni di euro, questa è la cifra che sembra essere quella giusta per strappare questo calciatore alla concorrenza, perché c'era della concorrenza, visto che Giuntoli lo sta monitorando e seguendo da tempo, ma il Bologna lo aveva quasi tesserato. E mi viene un po' in mente il video che abbiamo fatto ieri, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qui sopra nelle schede, dove andavamo ad analizzare quelli che sono i giovani più interessanti in Serie A nelle squadre che vanno a occupare le prime posizioni in classifica, e c'è pure il Bologna, ovviamente, perché è al quarto posto. E il Bologna è la squadra che in questo momento sta gestendo meglio tutti questi ragazzi e sta dando loro una possibilità concreta, e i risultati stanno arrivando. È un giocatore che arriva alla Juventus tra qualche settimana e quindi può giocare subito per la Juve? No, è un classe 2006, lo abbiamo appena detto, e ieri sì, nel video di ieri ho fatto un po' di confusione con le date, ma poi me ne ero accorto mentre lo dicevo, ho fatto il finto tonto e poi i commenti bombardati per farmi notare il mio errore, mannaggia voi, ma me ne ero reso pure io. Arriverebbe invece nell'estate del 2024 e verrebbe aggregato alla Next Gen per fargli fare un pochettino il percorso che è stato fatto pure con Yıldız, quindi giocatore che arriva, giocatore di talento, con tante aspettative, non subito aggregato alla prima squadra, ma prima una sorta di passaggio intermedio dentro la Juventus per poi essere aggregato alla prima squadra. Noi come montenegrini abbiamo un bel ricordo perché abbiamo avuto un giocatore molto fantasioso all'interno della rosa della Juventus e tra l'altro ci sono molto affezionato perché ha fatto parte di quella rosa che ha conquistato il primo scudetto dei nove, e stiamo parlando ovviamente di Mirko Vucinic, che in nazionale andava sempre a comporre una coppia d'attacco. Siamo un altro calciatore che conosciamo molto bene, che abbiamo visto in Serie A tra Fiorentina e Inter, che ha avuto tanti colpi, tanti veramente lampi di genio anche, se vogliamo dire così, ed è il giocatore che stanno cercando di associare appunto ad Azic. Stiamo parlando ovviamente di Stefan Jovetic, che è stato veramente una gemma, un giocatore che quando era a Firenze ho sperato di poter vedere con la maglia della Juve, poi anche lui ha avuto una carriera diversa probabilmente rispetto a quelle che erano le attese all'epoca, quando sembrava essere un calciatore da grande, grande, grande club. Ad ogni modo, non ha fatto una brutta carriera Jovetic, ci mancherebbe altro. E dato che la Juve è andata a fare un colpo low cost, ma con la speranza che possa diventare un giocatore molto interessante, spero che un misto tra Vucinic e Jovetic possa venire fuori, perché sarebbe comunque una carriera abbastanza buona per un calciatore che la Juve è andata a scovare. Quindi in bocca al lupo a questo ragazzo, dovesse poi arrivare alla Juventus un bocca al lupo ancora più grande. Però dobbiamo parlare anche un pochettino di quello che invece è il mercato più immediato, perché questo è un mercato lungimirante, un mercato che va a pensare alla next gen, un mercato di programmazione, ma la Juventus in questo momento ha bisogno di alcuni calciatori che vadano a sostituire gli squalificati Fagioli e Pogba.
E allora, dato che nelle scorse settimane si parlava un po' di centrocampisti e si era parlato di Phillips, si era parlato del City, si era parlato di Guardiola, che tra l'altro Guardiola ieri ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti, non lato Juve, ma lato un pochino effetto domino delle panchine nel calcio europeo di quest'estate, e vediamo che cosa succederà, potrebbe lasciare il Manchester City Guardiola. Però c'è un altro giocatore in Premier League che è finito nel mirino della Juve e che potrebbe essere quel famoso centrocampista che la Juve va a prendere. Stiamo parlando di Højbjerg, è un danese classe 95 del Tottenham, lo conosciamo perché è un giocatore che è stato chiacchierato, poi non credo di aver visto 200 partite di questo giocatore, però qualcosina ho visto, ha fatto le giovanili nel Bayern Monaco, poi ha giocato nello Schalke, è stato acquistato poi dal Southampton e poi infine è finito al Tottenham. È stato un titolare con Conte nel centrocampo 2, mi ricordo bene questa cosa perché l'altro era Bentancur, che era arrivato proprio dalla Juventus nel mercato invernale. Attenzione che Højbjerg potrebbe fare invece la tratta inversa rispetto al suo compagno di reparto. Quella di Conte nel Tottenham era una mediana fisica e difensiva, non c'era chissà quale tipo di impostazione tecnica, non perché Højbjerg non sia un giocatore tecnico, lo è, ma non è un regista, non ha i tempi da regista, è un giocatore molto 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 più fisico. È un giocatore che va in scadenza nel 2025 e dato che siamo nel dicembre del 2023 può diventare un'occasione, la Juventus è alla ricerca di un giocatore che possa unire la parte economica, quindi senza dover tirar fuori chissà quanti soldi, e la parte tecnica, quindi si sta cercando il giusto connubio tra queste due dimensioni qua. E non è più indispensabile nel Tottenham, ed è questo che lo rende anche molto molto più appetibile, perché quest'anno ha giocato soltanto 604 minuti in Premier League in 17 presenze. Se facciamo la media significa che Postecoglou gli ha riservato una media di 35 minuti a partita, in un giocatore che se prima invece era interessante, era all'interno del Tottenham uno di quei giocatori imprescindibili, un titolare fisso, no? Un punto di riferimento nell'undici. Oggi non è più così, la scadenza sta diventando sempre più vicina, il giocatore comunque sta invecchiando pure lui e quindi tutte queste cose possono renderlo un colpo appetibile per il mercato di gennaio. Io spero che non venga fatta un'operazione stile Zaccaria, nel senso che prendere tanto per prendere perché ci manca uno, poi non ne siamo totalmente sicuri e quindi poi lo andiamo a cedere. Ho due riflessioni però da fare su questo nome. Il primo legato a Locatelli, perché se penso a come è stato utilizzato Locatelli da quando è arrivato alla Juventus da Massimiliano Allegri, penso che Højbjerg vada a prendere esattamente quella casellina lì, no? Di giocatore davanti alla difesa. Quindi verrebbe poi spostato Locatelli come mezzala? Non lo so, perché è stato fatto un lavoro di un certo tipo, no? Su Locatelli. Ormai è diventato quel giocatore che gioca davanti alla difesa. E Højbjerg come mezzala non ce lo vedo tanto bene. Quindi nella mia testa magari è se ne va Nicolussi Caviglia in prestito, entra Højbjerg e diventano uno il backup dell'altro, uno titolare, uno no. Lo sposti Locatelli da titolare, un giocatore che arriva subito, non sa neanche la lingua, diventa immediatamente titolare? Ho un po' di riflessioni su questa cosa qui, per quello che dicevo, spero che non diventi come Zaccaria, che non sia un'operazione alla Zaccaria, che fai perché la devi fare, non per altro. Però in seconda battuta voglio anche fare una riflessione su quelli che sono i centrocampisti che sono arrivati dalla Premier nell'ultimo campionato in Serie A, perché uno è Loftus-Cheek, che è un giocatore che aveva fatto vedere qualcosina in Premier, non sembrava ai livelli di quelli forti forti. In Serie A l'impatto di Loftus-Cheek secondo me è stato impressionante e le partite del Milan con Loftus-Cheek e senza Loftus-Cheek hanno un impatto diverso, perché riesce ad abbinare fisicità e tecnica ed è sempre un connubio importante nel calcio, no? È sempre interessante riuscire a mettere insieme queste due componenti, perché il calcio sta diventando sempre più fisico, sempre meno tecnico, ma se c'è un giocatore fisico con un fisico importante e con una discreta tecnica fa la differenza, a maggior ragione in un campionato tattico come quello della Serie A. E c'è stato un altro giocatore, un altro centrocampista che dalla Premier League è arrivato in Serie A ed è arrivato alla Juventus nell'ultima stagione. No, non è Pogba, che non possiamo contare e che comunque faceva già parte della rosa della Juve, ma l'anno scorso la Juve cedeva McKennie al Leeds, Leeds che poi è retrocesso e McKennie è tornato a Torino. E McKennie è tornato a Torino e sembra un calciatore diverso, calciatore completamente differente. Quindi sicuramente i ritmi della Premier
vanno a creare anche un pochettino dei calciatori differenti. E io parlo di ritmi perché credo che sia importante, nonostante McKennie abbia fatto la preparazione con noi quest'estate, però l'anno scorso giocava in un altro campionato. Ho sempre in testa Kostic. Kostic l'anno scorso arriva, i primi mesi è una scheggia, da gennaio in poi si blocca e adesso è evidente che stia mantenendo quell'andatura. Prima invece era abituato a dei ritmi differenti, a un campionato differente, anche a squadre differenti, ed era un giocatore diverso. Stessa cosa per Vlahovic, nei primi mesi in cui arriva la Juve, Vlahovic ha un rendimento differente. L'anno scorso e quest'anno sta facendo un po' più di fatica. Questa cosa è evidente, mi viene in mente Morata, che quando ancora c'era Pirlo, arriva dall'Atletico, parte fortissimo, poi si ferma da gennaio in poi e l'anno dopo con Allegri fa fatica. Quindi noi solitamente quando facciamo questo tipo di operazioni siamo bravi sul subito, perché ci sono dei giocatori che hanno dei ritmi differenti per altri campionati, e poi non siamo bravi a dare continuità a questi calciatori o altri campionati o altre proposte, che ovviamente ci sono squadre che giocano con intensità differenti. Quindi magari Højbjerg arriverà e nei primi mesi sarà super, però dopo dovremmo essere bravi nel caso anche a farglielo mantenere questo status, perché McKennie adesso è tutto un discorso di forma fisica, è straripante, forse non è mai stato così in forma. Però la domanda che vi faccio è: secondo voi McKennie ora è un calciatore maturato, completamente differente, finito e rimarrà così per sempre, o questo stato di forma potrebbe variare e farlo tornare un pochettino indietro e più simile al McKennie che abbiamo visto anche l'anno scorso, che non era questo, senza ombra di dubbio? Quanto vanno a influire i campionati, le preparazioni, i ritmi, l'intensità di altre squadre rispetto a quello che è la Juve? Perché tutte le volte che inseriamo un giocatore dentro questa Juve che ha un'intensità differente, dei ritmi differenti, va più forte per mille mila motivi, si vede alla grande, e poi tutti si adeguano, tornano un po' tutti verso il basso. Quindi questa credo che sia una caratteristica importantissima da tenere sott'occhio. Poi quello che sarà il prossimo anno non lo so, magari la Juventus cambierà in panchina, cambierà dirigenza, cambierà parco giocatori, però quando vai a fare un investimento a gennaio per un profilo comunque di un giocatore di Premier League, quindi con uno status di un certo tipo, queste cose vanno messe in considerazione, vanno almeno pensate, soprattutto perché negli ultimi anni abbiamo fatto delle operazioni di mercato sul centrocampo che ha lasciato un po' così. Prendi Zaccaria a gennaio, a giugno lo dai via McKennie a gennaio, a giugno lo riprendi e diventa un perno. Cioè, non si capisce mai la Juventus con i centrocampisti cosa vuol fare, e questo continuo acquistare per andare a tamponare dei tasselli. A me piace di più invece dire: sai cosa, mi serve un giocatore con quelle caratteristiche lì, delle due aspetto, guarda, delle due ti aspetto a giugno, però a giugno lo prendo, spendo un po' di più a giugno, ma non sto a fare 100 operazioni, faccio una fatta bene. Ecco, noi manca un po' questa cosa da qualche anno a questa parte. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.